Anticipazioni il segreto, trama puntate dal 18 al 24 marzo 2019. Gonzalo ritorna e uccide Franziska. Lunedì 18 marzo 2019. Saul, Uliete e Maurizio arrivano presso il manicomio di Fuldenzio, Montenegro, che viene ucciso da Fernando a bruciapelo. I tre intanto puntano le pistole addosso agli infermieri, riuscendo in questo modo a liberare Raimundo e Franziska. Per un soffio Lulloa non viene sottoposto a lobotomia. I due coniugi ritornano alla casona, ma niente è più come prima. La nobildonna è in totale stato catatonico e fatica a riprendersi. Ha subito maltrattamenti e torture, sia fisiche che psicologiche, e sta malissimo. Intanto arriva un dottore per visitare entrambi. Saul e Julieta si ritrovano a parlare della loro delicata situazione e il buon Ortega dice di volere al più presto risolvere i suoi problemi con la giustizia per condurre un'esistenza felice accanto a lei. Il ragazzo sa che è ancora latitante e che potrebbe finire dietro alle sbarre da un momento all'altro. Consuelo ha un durissimo scontro con Antonina. Le dice di non credere nella sua falsa ingenuità. È una donna ipocrita e bugiarda che con l'inganno sta distruggendo la vita di Elsa. Inoltre le dice di non credere nel suo tentativo di suicidio. Per lei ha inscenato tutto per costringere Isaac a sposarla. Poi l'anziana signora raggiunge Marcella e le racconta dello scontro avuto con l'ex ancella. Le due si promettono di tacere con la laguna. Martedì 19 marzo 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Antonina, quando incontra Isaac, gli racconta del duro affronto con Consuelo e si atteggia a vittima. Poi chiede al suo amato di tagliare Elsa dalla sua vita. Gli dice che la ragazza è la causa di tutte le sue sofferenze. Intanto la laguna incontra Manzio e più tardi anche Consuelo. Spiega loro di avere intenzione di smascherare Antonina e di consegnarla alla giustizia al più presto. I due la appoggiano e le garantiscono pieno sostegno, nonché i mezzi necessari per raggiungere i suoi scopi. Il signor Laguna, inoltre, è convinto che gli indizi per incastrare la perfida ancella siano in casa sua. Elsa, inoltre, afferma che si recherà personalmente dalla sua antagonista per chiederle come faccia a conoscere i dettagli sulla morte della sua adorata madre. I particolari li conosceva solo il defunto Jesus. Forse i due erano amanti segreti? Irene si congratula con Adela per la sua ripresa. Le dice di trovarla vitale ed energica, nonostante la delicatezza della sua situazione, e le chiede un grosso favore: non ammonire Carmelo, che si mortifica quando lei si arrabbia di fronte alle sue preoccupazioni. Raimundo tiene una riunione alla casona, in cui fa presente che non permetterà a Franziska di abbandonarsi a se stessa. Martedì 19 marzo 2019. Puntata serale su Rete4. Antonina si confronta aspramente con Elsa e la definisce la causa del suo dolore. Isaac, sopraggiunto proprio in quel preciso istante, si mostra molto dispiaciuto per la laguna, in quanto capisce che l'ex ancella prova piacere a distillarle dubbi e sensi di colpa. Il ragazzo poi se ne va, incapace di confrontarsi con la sua amata. Pertanto raggiunge Matthias e gli affida un incarico: chiedere scusa ad Elsa a suo nome. La giovane, da parte sua, è determinata a smascherare di fronte a tutti l'ex ancella, ma la strada è ancora lunga e impervia.
Don Amanzio trova le prove che accusano Antonina di essere l'artefice dei piani dello sfortunato figlio. Onesimo dice a Mattias che in città girano cattivi pettegolezzi sul conto della Laguna. Si dice che Antonina abbia cercato di togliersi la vita in quanto Elsa ha cercato di impedire il suo matrimonio con Isaac. Raimundo continua la sua riunione, gettando le basi per una convivenza pacifica alla casona, e dice di non ammettere contraddizioni. Tutti però restano sconvolti dalla decisione finale. Fernando Messia continuerà a gestire gli affari della nobildonna. Perché questa assurdità? Intanto emerge che Saul e Julieta potrebbero ricevere presto una bellissima notizia. Il buon Ortega poi si chiarisce con il fratello e si fa promettere di testimoniare a suo favore in tribunale, in cambio di non denunciarlo per tentato omicidio. Carmelo raggiunge Lauriarte in serata, portando le notizie incoraggianti sul caso. Don Anselmo fa visita a Franziska Raimundo, che spiega di non voler trasferire sua moglie in un ospedale date le sue precarie condizioni di salute. Sarà lui a prendersi cura di lei. I preti avvertono Gracia. E se Catalina fosse davvero innamorata di Tiburzio? Ippolito e Onesimo, a questo punto, capiscono che hanno commesso un grave errore a farla venire in città. Mercoledì 20 marzo 2019. Don Amanzio trova delle lettere scritte da Antonina, che dimostrano il suo coinvolgimento nella tragedia consumatasi il giorno del matrimonio di Isaac e di Elsa, e si prepara a lasciare la città per comunicare la grandiosa scoperta a sua figlia. Nel frattempo Antonina e Isaac escono a fare un giro in paese, ignari di quanto appena scoperto dal signor Laguna. I due ne approfittano anche per consegnare gli ultimi inviti per il loro matrimonio, che è ormai sempre più vicino. Antonina è raggiante e solare. Mattias raggiunge Elsa e le porta le scuse del suo amato. Lei lo invita a non fidarsi ciecamente dell'ex ancella. Presto si accorgerà di che pasta è fatta. Mattias poi si reca alla casona e consegna a Raimundo una lettera della nipote Aurora, con su scritto che la ragazza ha urgentemente bisogno di parlare con lui. Ulloa apre la lettera e resta sconvolto dal contenuto. Preferisce però non raccontare al nipote che cosa sta succedendo. L'uomo ha un volto che non lascia presagire nulla di buono. Intanto arrivano notizie molto positive sul conto della condanna di Saul. Giovedì 21 marzo 2019. Meliton conferma a Saul che grazie alle influenze di Fernando Messia non finirà in carcere. È un uomo libero e può finalmente evitare di nascondersi di continuo. Julieta ringrazia il Messia per quello che ha fatto per Saul e gli consiglia di stare alla larga da Prudenzio. Tiburzio sta uscendo a poco della malinconia dovuta alla mancanza di Dolores, facendo passeggiate con Catalina, la ormai ex donna barbuta. Julieta raggiunge Prudenzio e gli dice chiaramente di volere Saul. Quest'ultima e la sua amata decidono poi di organizzare il loro matrimonio e festeggiano tutti i successi che hanno raccolto fino a quel momento. Julieta riesce poi a fugare i dubbi del buon Ortega riguardanti le possibili macchinazioni del fratello. Dice che Prudenzio è stato finalmente sconfitto e che non muoverà un dito contro di loro. Allo stesso tempo Fernando, ambiguamente, consiglia a Prudenzio di impedire a Lauriarte di recarsi alla cerimonia di Isaac e Antonina. Poi i due sembrano sul punto di confabulare qualcosa. Cosa? Antonina litiga con Elsa di nuovo e quando incrocia Consuelo se ne va. La Laguna è furiosa con se stessa per non essere riuscita ancora a dimostrare all'intero paese la perfidia dell'ex ancella.
venerdì 22 marzo 2019. Don Amancio si appresta a raggiungere a cavallo Puente Viejo. Le nozze di Isaac e Antonina sono ormai vicine e la giovane, felice come non mai, inizia a farsi bella per il suo sposo. Irene, Adele e Marcela l'aiutano nei preparativi e si accorgono che Isaac è molto triste e che nessuno è felice per loro. Allo stesso tempo Mattias e Don Anselmo cercano di incoraggiare il guerriero che si appresta intanto a recarsi in chiesa. A casa Santa Cruz intanto, quando sono tutti pronti per recarsi alle suddette nozze, Severo riceve una terribile notizia: è in rovina. Arriva lo sposo e la cerimonia inizia senza entusiasmo. Consuelo non riesce a trattenere Elsa in albergo. La ragazza sembra intenzionata a bloccare le nozze e vuota finalmente il sacco con l'anziana signora. Spiega di voler irrompere in chiesa e chiedere al suo amato di non sposarsi. Tutto d'un fiato confessa che è stata Antonina a organizzare la strage che si è consumata il giorno del loro matrimonio e che purtroppo non ha alcuna prova valida per poterlo dimostrare. Consuelo, dopo aver ascoltato il suo struggente racconto, decide di accompagnarla. Antonina intanto dà il sì, lo voglio. È il turno di Isaac. Raimundo va a riposare e Franziska resta in compagnia di Fernando. I due sono soli nello studio. Improvvisamente si sente un rumore. Domenica 24 marzo 2019. Gonzalo arriva senza preavviso alla casona e incredibilmente uccide Franziska con due colpi di pistola davanti ad un attonito e incredulo Fernando. Isaac pronuncia come Antonina il sì lo voglio. Il matrimonio si conclude. Elsa, arrivata in ritardo, piange disperatamente tra le braccia di Consuelo per non essere riuscita ad evitare il lieto evento. Il guerriero durante i festeggiamenti è molto triste e il suo comportamento non passa inosservato. Gonzalo spiega il motivo per cui ha sparato a Franziska e chiede a Fernando di zittire e di non denunciarlo. Dopo aver sistemato la Montenegro, il marito di Maria scompare nel nulla. Il Messia lancia l'allarme e racconta a Raimundo la tragedia. Gli abitanti della casona scoprono che la Montenegro è morta. La notizia è devastante per Maurizio. Severo spiega ai suoi familiari la causa della sua rovina quando a un tratto gli arriva la notizia della morte della sua nemica. I Santa Cruz, Adela e Carmelo non possono credere alle loro orecchie. Tutto è pronto per la veglia funebre della nobildonna e Lulloa, disperato, si rifiuta di lasciare la bara aperta ai curiosi. Intanto tutti coloro che passano alla casona per dare l'ultimo saluto alla matrona ricordano alcuni dei momenti che hanno contraddistinto la sua esistenza. Don Amancio continua con la sua frenetica corsa verso Puente Viejo, quando improvvisamente, a causa di un incidente, perde conoscenza. Julieta rivela a Saul che una cameriera crede che Donna Franziska non sia deceduta per cause naturali, in quanto ha sentito ben due colpi di pistola provenire dal suo salotto. Quando ha cercato di entrare, ha trovato la porta chiusa a chiave e ha sentito Fernando parlare con un altro uomo. Per lei non ci sono dubbi. La matrona non è deceduta per cause naturali. È stata assassinata. Anticipazione Il Segreto, puntate di aprile 2019. Elsa va a vivere a casa di Isaac e Antonina e quest'ultima inizia ad avvelenarla. E intanto Severo dichiara guerra al crudele Estaquio Molero. Le puntate di fine marzo 2019 e inizio aprile 2019 si riveleranno veramente problematiche per la famiglia Santa Cruz. Severo, secondo quanto vi abbiamo già annunciato, acquisterà i territori di Las Lagunas
per risollevarsi dalla crisi economica che lo investirà. Peccato che le acque in essi confluenti risulteranno inquinate a causa degli sversamenti illegali promossi da Eustaquio Molero, che in prossimità dei territori sopra indicati starà eseguendo dei lavori non autorizzati presso delle miniere. Severo a breve farà una serie di scoperte veramente raccapriccianti. Scoprirà che i residenti delle zone di Las Lagunas stanno morendo a poco a causa di una brutta malattia. E non farà fatica a dare la colpa ad Eustaquio Molero. Costui dimostrerà di essere un imprenditore cinico e spregiudicato, e vedremo che in un primo momento il migliore amico di Carmelo proverà ad avere un dialogo con lui. Purtroppo ciò non sarà possibile, perché Eustaquio, con fare spavaldo e arrogante, dirà che non riuscirà a trovare le sue maledette pietre preziose. Julieta interverrà nella faccenda e tenterà di convincere una donna di nome Pilar, residente nella zona, a non opporsi alla volontà di Severo di denunciare il losco signore alle autorità competenti. La donna titubante non saprà che fare e andrà su tutte le furie, quando poi scoprirà che la Uriarte, oltre ad essere una stretta amica di Severo Santa Cruz, abbia anche una relazione con Saul Ortega, il figlioccio della terribile Francisca Montenegro. Irene nel frattempo chiederà al suo nuovo capo, Anacleto Totana, di aiutarla a compiere delle indagini segrete sul Molero e sui suoi affari. E sarà in tali circostanze che appurerà che Eustaquio in passato è stato osteggiato da diversi imprenditori che hanno cercato di combattere le tecniche nocive usate da lui per l'estrazione dei minerali. E resterà di stucco quando scoprirà che tali uomini d'affari sono tutti morti in circostanze misteriose, forse assassinati, prima di giungere in tribunale per il processo. Severo, messo al corrente di tutte queste bruttissime notizie, non vorrà tirarsi affatto indietro e proseguirà dritto per la sua strada. Nella sua battaglia, per fortuna, potrà contare sull'appoggio di Carmelo, Adela e Irene. Come proseguirà questa storyline? Severo riuscirà a dare filo da torcere al crudele Eustaquio? Gli spoiler rivelano di sì, ma nel contempo rischierà di mettere a repentaglio non solo la sua vita, ma anche quella delle persone a lui care. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci su altri personaggi principali, e ovvero Elsa, Antonina e Isaac, che con il loro triangolo stanno animando da un po' di tempo le puntate pomeridiane di Canale 5 e le serali su Rete 4. Vedremo che il rapporto tra Elsa e Antonina diventerà sempre più incandescente. E ciò in concomitanza ad una confessione scioccante che farà la Laguna e che destabilizzerà tutti. La ragazza rivelerà di aver rubato ben 500 pesetas a Mattias e Marcela. A causa di questo inconveniente verrà allontanata dalla locanda e perderà il posto di aiutante maestra al fianco di Adela. Elsa, abbandonata da tutti, troverà ospitalità presso un capanno abbandonato nei pressi di Puente Viejo. E qui il colpo di scena. La ragazza un giorno verrà raggiunta da Isaac e qui organizzerà, con il suo aiuto, un piano per poter consegnare Antonina una volta per tutte alla giustizia. Successivamente la figlia di Amancio abbandonerà la suddetta casetta e si trasferirà a vivere a casa del guerrero. Proprio così, il falegname chiederà alla moglie di ospitare la giovane per aiutarla a dimostrare a tutti i compaesani di essersi pentita del brutto gesto commesso ai danni dei coniugi Castagneda. Antonina dunque non potrà ribellarsi alle imposizioni del marito e non potrà fare altro che accettare. Quando il consorte non ci sarà a casa per via del lavoro, però inizierà a trattare la povera Elsa come una cenerentola. Vedremo che non farà altro che disprezzarla, di affidarle umili mansioni e una mattina, in preda alla follia, tenterà addirittura di avvelenarla sciogliendo del detersivo
in un bicchiere di latte. E gli spoiler annunciano che non si tratterà di un fatto isolato, nel senso che perpetrerà il suo gesto più volte. Elsa dunque inizierà ad avvertire degli strani malori, cui non saprà dare una spiegazione. Consuelo, vedendola triste e sofferente, proverà a indagare sulla faccenda. E quando si recherà a casa Guerrero per chiedere le dovute spiegazioni ad Antonina, otterrà come risultato un secco no. Successivamente l'ex ancella inizierà ad offenderla e a insultarla, etichettandola come un'impicciona. Elsa non ci vedrà più dal nervosismo e a causa del veleno inconsapevolmente ingerito andrà incontro a un terribile mal di pancia. Isaac, sopraggiunto proprio in quel preciso istante, contatterà il dottor Zavaleta, mentre Antonina avrà da ridire sulla sua poltroncina, invitandola ad alzarsi subito. E affermerà che il suo malore è legato al fatto che nella sua vita passata, fatta di lussi e privilegi, non si è mai abbassata a lavori umili e faccende domestiche. I perfidi intrighi di Antonina, però, rischieranno di uscire allo scoperto, in quanto Zabaleta comunicherà ad un incredulo Isaac le probabili cause dello svenimento di Elsa. Che cosa ne penserà il ragazzo? Antonina, negli episodi primaverili, verrà finalmente smascherata? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.